Finisco all'appello per la doppia preferenza di genere lanciato dalla ministra della Nove, dall'onorevole Paita. Amiche, colleghe di Italia Viva, che lavorano e combattono per i diritti delle donne. La doppia preferenza di genere è indispensabile. Perché? Perché oggi le donne sono poche nelle istituzioni e non riescono sempre a far pesare il loro indispensabile punto di vista e non riescono a risolvere problemi che riguardano la vita di tutte le donne e che gli uomini purtroppo non vedono. E quindi uniamoci tutte nel sostenere la doppia preferenza di genere per le prossime elezioni regionali. Le loro regioni, la Puglia, la Liguria, non l'hanno ancora approvato. Moltissime altre regioni non l'hanno approvato. La mia provincia autonoma sì, nel 2016, ed è stata un'enorme battaglia. Abbiamo dovuto naturalmente depositare un disegno di legge per modificare una legge elettorale, ma non è stato sufficiente. Abbiamo dovuto costituire un comitato che ha raccolto migliaia di firme ai gazebi, firmando le persone per strada, spiegando cos'è la parità, spiegando perché le donne sono indispensabili nelle istituzioni. Abbiamo coinvolto sindacati, associazioni datoriali, associazioni di ogni genere e vocazione. Abbiamo coinvolto le università, i professori, gli opinion leader, abbiamo invaso i giornali di articoli, abbiamo organizzato conferenze, sit-in, manifestazioni e ci siamo anche arrabbiate, molto. Nel 2016 finalmente la legge è stata approvata. Allora mi unisco alla grande battaglia che altre donne stanno facendo, una battaglia giusta che richiede l'impegno e la forza di tutte noi.